Butta via quel cappello. Guarda in macchina ora, qui, dentro l'obiettivo. Sì. Senti, sei fatto qualche espressione? Sì, tutte. Dica lei. Cominciamo, vediamo un po' allora. Senti, fammi l'ira adesso, sei arrabbiato, hai capito? Ira. Adesso un po' di più, odio. Fammi proprio l'odio, sei cattivo, capito? Ah, questo serve odio. Attore, comico, cabarettista, cantante, sceneggiatore e regista, Renato Pozzetto è un artista completo che ha contribuito a plasmare il panorama della comicità italiana. Nato a Milano nel 1940, ha mosso i primi passi nel cabaret con il duo Cochi e Renato, formando un sodalizio artistico duraturo e di grande successo. Pranzo, letto, cucinotto e water closet, è tutto qui. È il risultato di accurate ricerche a dimensione d'uomo, guardi qua. Angolo cottura. Angolo intimo. Angolo doccia con relativo spogliatoio. Angolo ricreativo. Angolo TV. Angolo telefono con sediolino incorporato, pronto. Angolo pranzo cena. Con sedie rivoltabili. E l'angolo letto? A letto ci si va dopo cena, no? Sì. Guardi, eccolo qua. Che ne dice? È bello e funzionale, e poi è leggerissimo. Il suo umorismo surreale e la sua vena ironica lo hanno reso uno dei protagonisti più amati e apprezzati del pubblico italiano. Tra i suoi personaggi più iconici ricordiamo il ragazzo di campagna, goffo e ingenuo, e il signor Borlotti, l'impiegato nevrotico e tormentato. Sono venuto per quel posto d'accompagnatore. Ah, zio! Deve avere molta pazienza perché ha un brutto carattere. Io sono un contadino e di pazienza ne ho da vendere. Su, zio! Buongiorno. Cosa fa? Deve imparare a conoscerla. Mamma mia, come sei brutto. Era meglio il cane. Vabbè, io se non altro non faccio la cacca per la strada. Beh, questo lo vedremo. Andiamo. La sua carriera cinematografica è ricca di successi. Da Per amare Ofelia, 1974, che gli valse il Nastro d'Argento come miglior attore esordiente, a Il ragazzo di campagna, 1975, Amici miei, 1975, e Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, 1984. Ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani, come Mario Monicelli, Luigi Comencini e Pupi Avati. Niente, guardavo. Perché? Non hai mai visto un muratore? No, guardavo la pasta. Uè, guardavo la pasta! Hai fame? Sì. Vuoi una forchettata? Sì, grazie. Oltre al cinema, Pozzetto ha avuto successo anche in televisione, con trasmissioni come Il poeta e il contadino e Quelli della notte. Ha inoltre pubblicato diversi libri e album musicali. Artemio, sei te? Mamma, mi sono sistemato. Abito in un bellissimo appartamento, modernissimo, tutto pieno di angoli. E poi vedessi anche come sono elegante, un bel vestito grigio gatto, quasi topo. Non immaginavo di diventare così elegante. Ancora oggi, a 83 anni, Renato Pozzetto rimane un artista di riferimento per la comicità italiana. La sua ironia sottile e il suo stile inconfondibile continuano a divertire e commuovere il pubblico di tutte le età. La gastrica, non sono ancora a posto, scusate. È un orologio giapponese,
l'ho trovato nell'uovo di Pasqua che mi ha regalato una mia amica, Maria Rosa, che vorrebbe diventare la mia fidanzata. Guardi, è d'accordo con mia madre? Non interessa! Lei se ne intende di assicurazioni sulla vita? Insomma, praticamente... Bene, e allora mi calcoli l'aliquota annuale di una polizza a vita, un nostro ipotetico cliente. Per esempio, ecco qui... Ha vinto numerosi premi, tra cui il David di Donatello Speciale, il Nastro d'Argento e il Globo d'Oro. È stato insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha scritto e diretto diversi film, tra cui Segni particolari, Bellissimo, 1983, e Le Comiche, 1990. Chi dice ma cuor contento non ha? Va piano questo treno, eh? Chi va piano va sano e va lontano. È stato sposato con Brunella Gubler dal 1967 al 2009, anno della sua scomparsa. Ha due figli, Francesca e Giacomo. Cinzia Falcaldi. Ciao Cinzia. Sono momentaneamente assente. Ma cosa dici? Ci possiamo vedere alle 5 al bar del Pincio. Va bene allora, alle 5 al bar del Pincio. Dai, mettiti lì! Ma chi ti ha mandato? Ma per schifo! Renato Pozzetto è un artista a tutto tondo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della cultura italiana. La sua comicità, capace di cogliere le sfumature della vita quotidiana con intelligenza e sensibilità, continuerà ad essere apprezzata per molte generazioni a venire. Dovremmo firmarmi la ricevuta. E come faccio? La maionese impazzisce. Prenda il cucchiaio lei, Segua il ritmo, sì, mi raccomando. Oggi maionese perché pesce. Pesce carne. Continui. Sì. Ecco, adesso passi a me. Sì, Tenga. Grazie signora, Arrivederla. Arrivederci, eh. E il cane dov'è? No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo. L'ho fatto anche castrare. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, Ho paura che mi morda. Arrivederci. No? Vieni. Dove sei? Dove ti sei cacciato? Fuffi! To, vieni, to il biscotto, to. Vieni. Vieni tesoro, su. Vieni piccino. Vieni ribò. Fuffi, vieni, to. Credevi di avermi spaventato, con la tua faccia da stupido. Se ci vuole altro. Vieni fuori se hai il coraggio, ti faccio vedere io. Ti spacco la faccia. Altro che castrato, ti strappo anche le tonsille!